questo video parlerò dell'attrezzatura fotografica che utilizzo per fare matrimoni. Non mi interessa entrare nello specifico e parlare di ogni singola caratteristica tecnica degli obiettivi o delle macchine fotografiche. Quello che mi interessa di più è parlare soprattutto del motivo per cui le ho scelte. Partiamo dalle macchine fotografiche. Utilizzo due Nikon D810. La Nikon D810 è una reflex full frame con circa 36 milioni di pixel. È un'ottima risoluzione, ma questa non è la principale ragione per cui l'ho scelta. I motivi per cui ho scelto questo corpo macchina sono fondamentalmente due. Uno è l'autofocus e l'altro è la gamma tonale. L'autofocus è incredibilmente veloce e riesce a prendere il fuoco di soggetti in condizioni di luce molto difficili. Questo mi capita spesso durante i matrimoni. Durante i matrimoni le condizioni di luce e i soggetti variano in frazioni di secondo e quindi avere un corpo macchina che segue questi cambiamenti e questi mutamenti della scena aiuta moltissimo. L'altro motivo invece sono i colori e la gamma tonale. I colori della Nikon possono piacere o non piacere, questo è un aspetto soggettivo che varia di fotografo in fotografo. La gamma tonale invece è un aspetto molto importante. Durante i matrimoni le condizioni di luce cambiano rapidamente e spesso mi ritrovo in post-produzione con delle immagini che sono o sovraesposte o sottoesposte. Grazie alla gamma tonale di questi sensori riesco a correggere le immagini in maniera perfetta, mantenendo i colori anche se ci sono delle correzioni di due o più stop. La Nikon D810 ha inoltre il doppio slot per le memory card. Questo significa poter inserire due memory card contemporaneamente nello stesso corpo macchina ed avere un backup immediato a partire già dalla fase di scatto. Durante i matrimoni utilizzo due corpi macchina. Lavoro con le ottiche fisse e questo mi fa risparmiare tempo nel cambiare le ottiche da un corpo macchina all'altro. Parlando delle ottiche, quelle che utilizzo maggiormente sono il 58 e il 24. Sono ottiche che amo particolarmente perché mi consentono di stare dentro la scena e in maniera molto vicina a tutto ciò che succede. Le utilizzo sia durante la fase della preparazione, sia durante la cerimonia o gli scatti di coppia o durante il ricevimento. In pratica sono ottiche che tengo sempre fisse e attaccate al corpo macchina. Ci sono poi altre ottiche che utilizzo in maniera più sporadica, come ad esempio il 14-24. Questo soprattutto lo utilizzo quando mi trovo a lavorare in spazi ridotti, oppure in situazioni in cui voglio enfatizzare l'ambiente circostante. È un'ottica che ha pochissima distorsione rispetto ad altre e la utilizzo a volte anche durante gli scatti di coppia, ad esempio collocando gli sposi in una porzione ridotta del fotogramma e dando molto risalto a tutto quello che è l'ambiente circostante. Un'altra ottica che uso è l'85 mm e la utilizzo soprattutto nei momenti in cui ho necessità di stare un pochino più lontano dalla scena e da quello che succede, cercando di cogliere i momenti più spontanei e più naturali delle persone. Poi ci sono anche altre attrezzature che utilizzo durante i matrimoni e che troverai descritte in maniera più approfondita nel link che metto in descrizione. Spero che il video ti sia piaciuto e aspetto i tuoi commenti.